Beh, amici sportivi, l'avventura ricomincia. Siete collegati con lo stadio di Nardò, dove sta per avere inizio l'annata calcistica 97-98. Metto in grado di poter dare qualche grattacapo alla difesa ospite. E gol! E c'è il gol di Tartaglia. Il Nardò è passato in vantaggio. Il Nardò è passato in vantaggio. Un gran tiro del numero 11 Tartaglia, ha fatto fuori Cimino, si è staccato all'angolino. Una conclusione che manda in visibilio il numeroso pubblico presente. E bisogna considerare ancora che il Nardò, ripetiamoci per l'ennesima volta, affronta la partita in 10, orfano di Monaco. Ancora Monaco, arriva, è gol, D'Onofrio ha segnato il raddoppio. Stavolta non ha dato scampo a nessuno e ha messo a segno il 2-0. Il Nardò ha compiuto ancora un miracolo. In 10 uomini, un gol che D'Onofrio dedica a Boccolini. Dei tifosi sugli spalti che fanno salire al cielo l'urlo di Nardò mentre la partita riprende. Ancora lui in avanti. E l'arbitro decreta un calcio di rigore. Fischia l'arbitro. E il pallone sotto il 7. Non poteva comunque arrivarci Negro, un'esecuzione